Come ogni anno, nei mercati contadini viene rinnovata questa importante tradizione della benedizione degli animali, perché Sant'Antonio è il punto di riferimento non solamente del mondo agricolo, ma di una religiosità popolare che va ben oltre. E soprattutto in questi giorni andiamo a offrire anche quelli che sono i dolci tipici di queste giornate, dal quisseul alla torta dura, proprio perché questo connubio tra religiosità popolare e anche appunto gastronomia è un aspetto molto radicato dal punto di vista popolare. E quindi i mercati contadini, che sono il luogo di incontro e di scambio, vivono come ogni anno in questi giorni questa importante tradizione. Sant'Antonio è il protettore degli animali e quindi per intercessione di Sant'Antonio si spera che gli animali, i nostri piccoli amici, possano conservarsi bene e vivere a lungo. Il Signore Dio plasmò dal suolo ogni sorta di bestie selvatiche e tutti gli uccelli del cielo e li condusse all'uomo per vedere come li avrebbe chiamati. In qualunque modo l'uomo l'avesse chiamato, ognuno degli esseri viventi, quello doveva essere il suo nome. Così l'uomo impose nomi a tutto il bestiame, a tutti gli uccelli del cielo e a tutte le bestie domestiche e selvatiche. Sii benedetto, Signore, che hai messo gli animali a servizio dell'uomo come compagnia e aiuto nelle fatiche del vivere quotidiano. Preghiamo. O Dio, fonte di ogni bene, che negli animali ci doni sollievo e compagnia. Ci hai dato un segno della tua provvidenza e un aiuto nella fatica quotidiana, per intercessione di Sant'Antonio Abate. Fa che sappiamo servirci saggiamente di essi, riconoscendo la dignità e il limite della nostra condizione umana. Per Cristo nostro Signore. Amen. Ravviva in noi, o Padre, nel segno di quest'acqua benedetta, l'adesione a Cristo, primizia della creazione nuova e fonte di ogni benedizione. Ecco, questa statua è una statua lignea del 1400, è stata ricavata da un tronco unico di fico, e anche perché il legno costava molto meno del marmo e quindi è stata utilizzata in questo senso. La statua era conservata in una stalla della Galvagnina, dell'azienda agricola Zilocchi, e ogni anno accompagna Sant'Antonio queste nostre iniziative, perché è un punto di riferimento importante ed è anche importante dal punto di vista dell'immaginario collettivo come riferimento. La statua viene conservata poi per tutto l'anno in una chiesa dedicata a Sant'Antonio e alla Madonna dei Campi di San Fermo, dell'azienda agricola Franco Testa.